Vince nettamente 3-0, l'ha finito sul Samba Porto Maggiore a 21-23, 18 parziali, passa il turno con ampio merito. Franco Bertoli, questo è il Pineto che vogliamo vedere tutti. Sì, è il Pineto che voglio vedere anch'io e i ragazzi ai quali faccio i complimenti, sono stati veramente bravissimi nell'interpretare la partita e anche nell'atteggiamento giusto, perché per noi non era facile, le partite che si devono vincere sono le più difficili, invece abbiamo avuto l'approccio mentale, la concentrazione, l'attenzione giusta e poi la cosa importantissima, non abbiamo mai mollato durante tutta la partita quando hanno fatto i punti, perché merito a Porto Maggiore, perché al di là di tutto ha fatto un'ottima serie, i primi due set non ha mollato mai, ma non abbiamo mollato neanche noi e questo è il grande merito. Poi una serata veramente, per me forse la prima con un pubblico così eccezionale, grazie al pubblico e mi auguro che ritornino, perché credo li abbiamo fatti divertire, è merito del mio presidente che si è impegnato tanto, Guido Abbondanza, per creare questa serata di grande tensione che per fortuna è finita bene. Presidente Guido Abbondanza, innanzitutto complimenti a te in prima persona perché hai avuto questa buona idea di mettere l'ingresso gratuito e si è visto il pubblico dei tempi d'oro. Sì, è stata una scelta che abbiamo deciso insieme in società, però ritenevamo opportuno che, come dire, volevamo privilegiare il pubblico rispetto all'aspetto economico, detto in maniera volgare, cioè abbiamo pensato che, come dire, far venire anche le scuole, invitare più persone possibili, era più importante questa sera avere un pubblico coloroso che altre cose, quindi diciamo che è andata bene, perché poi quando inviti tante persone devi fare bella figura e questa sera abbiamo fatto bella figura. Questa squadra è stata costruita per giocare in questo modo, quindi io credo che abbiamo imbroccato la strada giusta, adesso sarà molto ma molto dura perché giochiamo con Aversa e l'eventuale bella ce l'abbiamo ad Aversa, quindi squadra che ha fatto primo nell'altro girone, molto organizzata e molto attrezzata, però io credo che se noi giochiamo come abbiamo giocato questa sera ce la giochiamo anche ad Aversa. La sfida vera grande è sul nostro campo, di essere veramente il meglio di noi, di dare la miglior prestazione e secondo me se giochiamo come questa sera in alcuni frangenti, casa o fuori casa, conta quello che fai nel campo tantissimo, quindi sono fiducioso soprattutto dopo una prova come quella di stasera.